Uno sportello per fornire ascolto e supporto per le dipendenze. Torna così ad Arezzo il progetto nato dalla collaborazione tra ACLI e la Onlus Fiorentina Gruppo 13. È la prosecuzione di un'esperienza che aveva già avuto momenti positivi con le ACLI negli anni passati, precedenti al Covid. Poi c'è stato il periodo che ha un po' interrotto tutto, adesso abbiamo ritenuto importante proseguire questa esperienza perché, ripeto, è estremamente utile per il compito che svolge, quindi vogliamo riprenderla e riportarla avanti e consolidarla. A partire dal 10 ottobre sarà attivato il centro rivolto a ragazzi e adulti affetti da dipendenze di ogni tipo, droga, alcol e gioco, per strutturare un percorso motivazionale, psicologico di recupero e reinserimento sociale in affiancamento alla famiglia. Noi siamo un'associazione che collabora con San Patrignano. Collabora con San Patrignano cosa vuol dire? Vuol dire che noi accogliamo ragazzi con problemi di dipendenze, quindi tutte le dipendenze che esprimono il desiderio di poter essere accolti in comunità, e noi diciamo cerchiamo di aumentarlo questo desiderio. Noi abbiamo anche un gruppo di genitori, una volta alla settimana ci riuniamo, un gruppo di autoaiuto dove i genitori esprimono le proprie difficoltà, il proprio dolore, la propria angoscia, poi quando i figli sono entrati in comunità loro esprimono la gioia e condividendo tutte queste emozioni si aiutano l'uno con l'altro e non si sentono più soli. Il servizio sarà fornito gratuitamente tutti i martedì dalle 9 alle 12:30 alla presenza di un operatore in via Margaritone 13.